Ciao lettrici e lettori e benvenuti oppure bentornati qui sul mio canale. Oggi volevo parlare di un argomento che mi sta molto a cuore, che sono i nuovi inizi. E con nuovi inizi in realtà, a parte che sono in una fase della vita in cui mi sento molto vicina a questo argomento e ne parlo anche molto volentieri, ma con nuovi inizi intendo tanti diversi modi in cui la nostra vita può cambiare anche ad un'età non più giovanissima, e in realtà un nuovo inizio può essere rappresentato da un trasferimento in una nuova città, da un nuovo lavoro, da un nuovo amore, ma anche dalle possibilità che non ci aspettavamo più nella vita, o anche dal ritorno ad un luogo che, per esempio, conoscevamo. Mi sono un po' messa lì a pensare a quali titoli in realtà parlassero di nuovi inizi tra le mie letture più o meno recenti e ne voglio consigliare 5 oggi, ma non escludo di fare una seconda parte di questo video perché in realtà ci sono così tante idee di nuovo inizio che secondo me la lista di oggi copre solo una minima parte delle cose di cui mi piacerebbe parlare. Quindi comincio subito perché oggi appunto parlo di 5 titoli, che in realtà sono 6 come mio solito, ma 2 li posso un po' accomunare per tematica e insomma un po' mood generale. Però cominciamo subito, se no mi perdo in chiacchiere come mio solito. Dunque, comincio dai 2 titoli che vorrei accomunare. Vi metto tutte le copertine qui perché alcuni, come in questo caso, li possiedo in cartaceo, ma altri no, e quindi così uniformiamo come sempre tutta la presentazione. I 2 titoli che in questo senso posso accomunare sono Tutti se ne vanno di Nicola Brami e Mind Gap di Luisa Multinu. Tutti se ne vanno l'ho letto ormai più di un anno fa, invece Mind Gap l'ho letto recentissimamente e entrambi sono accomunati dall'idea di incominciare una nuova vita lasciando l'Italia intorno ai 30 anni e senza un piano proprio ben preciso. Quindi in Tutti se ne vanno il protagonista si trasferisce in seguito ad una delusione amorosa, comunque non è giovanissimo lui, si trasferisce a Dublino, va a vivere in un ostello, ricomincia questa vita un po' quasi facendo un passo indietro rispetto a quella che era la sua vita in Italia. Invece in Mind Gap di Luisa Multinu abbiamo Ida, che è una ragazza italiana che si trasferisce a Londra e anche qui dovrà un po' reinventarsi nel fare anche lavori poco soddisfacenti, poco qualificati e quant'altro. Questi 2 titoli li accomuno perché in entrambi c'è questo iniziare una nuova vita all'estero, però anche ammantato di questa idea un po' di delusione rispetto a quello che si è lasciato indietro, un po' di incertezza su cosa si farà, un po' di rassegnazione nell'accettare dei lavori che magari in Italia non avremmo accettato, e secondo me è molto interessante la riflessione di entrambi i titoli perché raccontano 2 facce, di una medaglia che è simile per molte persone che vivono questo tipo di esperienza, ma anche ogni volta diversa. Quindi, 2 titoli che parlano di lasciare l'Italia, lasciare le delusioni alle spalle, però allo stesso tempo questa rinascita è particolarmente faticosa. Quindi, li ho trovati molto interessanti entrambi perché, come ho detto anche nelle rispettive recensioni, raccontano un'esperienza piuttosto comune, ma lo fanno ognuno con le proprie particolarità, e le storie degli expat secondo me sono un po' allo stesso tempo tutte uguali e tutte profondamente diverse nelle proprie motivazioni, in quello che succede poi dopo aver lasciato l'Italia, quindi li ho trovati entrambi interessantissimi e dal punto di vista dei nuovi inizi secondo me particolarmente azzeccati. Poi vi parlo di un titolo che ho nominato veramente molte volte su questo canale, ma secondo me non lo nomino mai abbastanza, e si tratta di L'educazione di Tara Westover. Io l'ho letto in inglese, si chiama Educated, avevo iniziato ad ascoltarlo in ebook e poi ho sentito la necessità di acquistarlo perché mi stava piacendo enormemente. Qui si parla di rinascita grazie all'istruzione, è una storia
Tutte le storie di cui parlo oggi sono profondamente diverse l'una dall'altra, ma hanno questo denominatore comune della rinascita. E in questo libro l'autrice racconta la propria esperienza di fuga da una famiglia, diciamo, particolarmente estrema insomma, nel professare la propria fede, che è quella mormona, e una giovane ragazza che è stata sempre tenuta lontana dall'istruzione, dalla storia, dall'attualità, si vede catapultata in questo nuovo mondo che lei sceglie per se stessa, in cui le vengono raccontate cose che lei non aveva mai sentito nominare e che le cambiano completamente la vita. C'è questa rinascita che è estremamente dolorosa perché venire a conoscenza di cose che non si erano mai sapute e neanche sospettate in alcuni casi è dolorosissimo per lei, però allo stesso tempo questa rinascita così coraggiosa nel lasciare la famiglia e nell'intraprendere un percorso che la porterà finalmente ad avere l'istruzione che ha sempre desiderato è veramente molto molto forte. Io ho amato molto la scrittura di questo libro, ho amato molto quanto l'autrice è riuscita a mettersi a nudo nel raccontare le proprie esperienze, anche cose che avrebbero forse potuto essere taciute per vergogna, ma è un libro estremamente forte che racconta un mondo completamente diverso e completamente lontano dal nostro, ma in questo nuovo inizio, grazie all'istruzione, l'autrice troverà praticamente una nuova vita ed è meraviglioso. Poi altro titolo di cui ho già parlato un sacco di volte e non mi ci voglio soffermare, ma secondo me era perfetto per questa selezione, è Le nostre anime di notte di Kent Aruff. Qui si parla di rinascita grazie all'amore, si parla di un nuovo inizio da anziani, si parla di una nuova vita quando si pensava di essere alla fine della propria vita e è un libro estremamente sommesso, ma dalle emozioni e dai sentimenti profondissimi. Che racconta appunto questo nuovo inizio, questa nuova vita per i due personaggi nel momento in cui trovano l'uno nell'altra non solo la compagnia e l'antidoto alla solitudine che pensavano di provare, ma un vero e proprio nuovo inizio, un amore, una relazione e una nuova vita. È un libro che non smetterò mai di consigliare perché è veramente delicato ma fortissimo allo stesso tempo ed è il perfetto esempio di come un nuovo inizio, una nuova vita si possano celare dove si pensava che non potesse nascere niente di nuovo, ecco, mettiamola così. Quindi è un libro che ho voluto inserire nonostante ne abbia parlato tantissimo per questo motivo, insomma, perché era assolutamente perfetto. Poi un movimento contrario rispetto a quello di cui ho parlato nei primi due libri è quello raccontato in La custode del miele e delle api di Cristina Caboni, che ho letto qualche mese fa per il mio gruppo di lettura insieme a Federica sul tema delle api. In questo caso perché parlo di movimento contrario? Perché la nuova vita della protagonista comincia quando ritorna a casa, non quando se ne va. Angelica ha passato moltissimi anni in un camper a viaggiare e considerava quella la propria avventura, ma la vera avventura della sua vita comincia quando decide di ritornare a casa per una questione legata alla sua famiglia e intraprende un nuovo percorso. Ritrova nuova linfa e nuova energia in quel territorio che aveva lasciato tantissimi anni prima, anche qui dove magari non credeva potesse germogliare qualcosa, e invece comincia un'intera nuova fase della vita. Da questo punto di vista, devo dire che è un libro che mi ha colpito molto e che per me ha quasi un insegnamento in sé relativo proprio a questo. Ritornare a casa può essere la vera avventura della tua vita, è qualcosa che mi piace sempre pensare possa capitare anche a me ed è per questo che l'ho apprezzato veramente molto, nonostante non sia un libro totalmente nella mia comfort zone, perché c'è questa storia d'amore molto preponderante. Come dico sempre, io non sono proprio una grandissima fan dei libri con le storie d'amore, anche se in realtà mi smentisco perché Le nostre anime di notte parla principalmente di quello. Questo libro ha in sé una storia d'amore molto presente e anche il prossimo di cui vi parlo in realtà c'è una storia abbastanza preponderante anche lì.
Quindi mi sto smentendo rispetto a cosa faccia parte o meno della mia comfort zone, però in questo caso i nuovi inizi passano anche dalle storie d'amore. Quindi sì, in questo caso appunto ho scelto questo titolo per il modo che ha di raccontare il ritorno a casa in maniera secondo me totalmente nuova e diversa rispetto a tanti altri libri che ho letto, quindi ci tenevo a inserirlo proprio perché ha questa spinta diversa rispetto a cosa significhi tornare a casa dopo tanti anni e dopo aver vissuto quella che ci sembrava un'avventura, ma forse non era la vera avventura della nostra vita. Infine, sempre per smentirmi rispetto ai miei gusti letterari, vi parlo di un libro che forse mette insieme più di un argomento in questo caso rispetto a cosa sia un nuovo inizio. Ed è una lettura estremamente leggera e di intrattenimento, ma che a me è piaciuta molto. E si tratta di Un tè a Chatterton House di Alessia Gazzola, autrice di cui non avevo mai letto niente, ma più e più volte questo libro mi è stato consigliato, soprattutto nei commenti sotto ai miei video, dicendo che l'ambientazione mi sarebbe piaciuta da morire. Infatti è stato così. Tra l'altro l'ho letto mentre ero in viaggio in Irlanda e questo libro che è ambientato in Inghilterra ci stava proprio alla perfezione. Anche in questo libro seguiamo una protagonista che si sposta e nel suo caso in realtà cambia città, cambia lavoro e trova l'amore, tutto in un'unica soluzione. Quindi devo dire che da questo punto di vista è forse il primo libro che mi è venuto in mente pensando ai nuovi inizi perché è proprio tutto concentrato. Qui abbiamo una ragazza che fa la fornaia, la pasticcera e che in seguito, insomma, ha un problema con il lavoro, decide di partire per iniziare a fare la guida in una vecchia casa inglese che è, insomma, tornata in auge a causa di una serie TV molto famosa e lì, insomma, ricomincerà una nuova vita con nuove conoscenze, un nuovo lavoro e, insomma, prospettive forse limitate, ma allo stesso tempo comincerà una ricerca legata alla sua famiglia che in qualche modo la farà tentennare rispetto all'andarsene via subito dopo questa esperienza. Quindi è appunto una lettura, come dicevo, estremamente leggera e di intrattenimento, ma mi è piaciuta perché mescola tutti questi elementi che a me piacciono molto, quindi l'andare via, lasciare casa, intraprendere un'avventura, cambiare lavoro, cambiare tutto quello che si credeva di sapere di noi stessi e darsi una seconda possibilità, perché alla fine, secondo me, nel cominciare una nuova vita, il punto cruciale è darsi una nuova possibilità. Quando si pensava che la nostra vita professionale fosse già definita, c'è ancora tempo di darsi una nuova possibilità e la stessa cosa vale per la vita sentimentale, per il luogo in cui viviamo. So che sto per dire una cosa che sembra estremamente banale, ma io credo fermamente che non sia veramente mai troppo tardi per niente nella vita. Io credo in parte di esserne un po' una dimostrazione perché avevo scelto un percorso lavorativo, poi l'ho cambiato quando avevo 30 anni e mi sono costruita una nuova carriera. E adesso sto entrando in un'ulteriore nuova fase della mia vita. Mi sono sposata, diciamo, molto tardi per gli standard, quindi sono profondamente convinta che anche quelli. Io non mi sento in ritardo rispetto ad alcune tappe della vita, tutt'altro. Io credo di aver sempre provato e lavorato intensamente a tutto quello che in un determinato momento della mia vita volevo provare e volevo fare, ma c'è anche chi effettivamente arriva più tardi, quelli che in inglese vengono chiamati late bloomers, cioè quelli che sbocciano più tardi rispetto agli altri. Adesso scusate, sto partendo per una tangente, ma perché è un tema che mi sta molto a cuore. Penso non sia mai troppo tardi per niente e appunto so che può sembrare banale, ma mi piacerebbe che nella scelta di questi libri ci sia anche un po' questo messaggio, il darsi un'altra possibilità, il darsi la possibilità di ricominciare, di fare qualcosa che ci piace, di essere felici, di innamorarci anche se credevamo che non fosse più possibile. Insomma, è veramente un tema che mi sta estremamente a cuore, penso che dopo tutto questo blaterare si capisca benissimo. E quindi
Quindi spero che questi libri in qualche modo possano incarnare un po' quello che volevo raccontarvi. Me ne vengono in mente già un paio di altri, quindi aspetterò di raccogliere qualche altro titolo e fare una seconda parte di questo video, perché mi piacerebbe continuare molto a parlare di questo argomento e anche di trovare modi diversi che possano incarnare un cosiddetto nuovo inizio. Io mi fermo qui perché altrimenti vi tengo le ore a parlare di questi argomenti, ma spero che questa selezione di libri vi abbia interessato, che l'argomento vi sia piaciuto, che magari vi stia a cuore, quanto sta a cuore a me. Fatemi sapere qui sotto, soprattutto se avete titoli da suggerirmi su un tema simile, perché mi fa sempre piacere leggere questo tipo di storie. Io vi ringrazio tantissimo per essere stati con me oggi, per il vostro tempo, il vostro affetto, tutti i commenti. Sono sempre indietro con le risposte ai commenti, ma vi prometto che prima o poi arrivo. Io vi ringrazio ancora tantissimo e noi, se vi va, ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!